Ragazzi, buongiorno. Il sole è sorto da poco, ci siamo alzati presto, abbiamo messo la sveglia. Essendo che c'è il fuso orario, non vogliamo perdere troppe ore, dobbiamo riabituarci e quindi sveglia oggi. Ieri sera siamo riusciti a vedere anche l'aurora boreale qui, c'era un vento incredibile, ha spazzato via tutte le nuvole e si è vista l'aurora. Luci, abbiamo messo la sveglia, ti devi alzare. Non so, ma fa un po' freddo. Ah. Ma qua adesso non fa freddo, dai. Via, caffettozzo e partenza. Il vento è veramente fortissimo qui, adesso si è un po' abbassato, tanta roba, Destruction Bay. Il lago ricomincia un po' a muoversi, mi sa che tra un po' rinizierà la giornata ventosa. E noi ci prepariamo a percorrere ancora un po' di chilometri oggi. In queste alture qua davanti mi ricordano un po' le montagne della Baja, sarà anche la presenza del lago, non lo so. E questo colore è un po' particolare. Non ho guardato le temperature della notte, ora verifico perché a un tratto è sembrato che ha fatto parecchio freddo. Adesso ci sono 3 gradi, questa notte siamo andati a meno 1. Vado a recuperare le tavolette. Questo sibilo che si sente non è la ciglia dell'alternatore, ma crediamo che sia il cuscinetto reggispinta della frizione. Il sibilo non dura più di un minuto quando fa veramente tanto freddo. Premendo leggermente la frizione sparisce subito. Bene, ho recuperato le tavolette. Ci mettiamo sempre un po' strizzanti alla porta quando le abbiamo ultimamente, perché non le voglio dimenticare, perché alla fine ormai non è che ne ho più tante. È inutile dire che prima del cambio del continente dovremo fare tutta una serie di lavori, ma piccola manutenzione, non più di tanto, cose che però qua sarebbe veramente complicato e super costoso fare. Il viaggio quando sei lontano da dove vengono prodotti i veicoli con cui ti muovi, comunque sì, è complicato, qualunque veicolo tu abbia a disposizione, qualunque sia l'annata. Ieri ho attivato un po' il mio caricabatterie d'alternatore, anche adesso sta caricando. In Florida avevamo installato 2 regolatori in modo da fare questo tipo di ricarica nella maniera più ottimizzata possibile, ma generalmente li attivo se ho bisogno. In questo momento ne ho attivato solo uno dei 2. Speriamo nel sole oggi. Mentre aspetto Lucia che termina di sistemare dentro Valentino, do un ultimo saluto a questo posto. Questa notte siamo usciti per fare delle foto e avevo paura di mettere i piedi dentro questa palude pazzesca. Credo proprio di poter dire che questo nord ci mancherà. Ci è piaciuto veramente tanto, come alcune zone che ci sono state particolarmente a cuore durante il corso di questo viaggio. E lo lasceremo con molta tristezza per tanti aspetti, sia per quello che abbiamo trovato in termini di paesaggi, natura e persone, ma anche per la facilità che abbiamo trovato nel viaggiare qua, questi spazi, queste zone meravigliose dove so stare liberamente senza dover neanche pagare, che per noi è importante. È vero, ha piovuto tanto, però è il nord, ragazzi, è così, però ci siamo trovati veramente bene. Salutiamo questo magnifico lago, Kluane Lake. Adesso è anche abbastanza tranquillo. E ciao anche ai nostri super mega vicini. Guardate che roulotte gigante. Il signore ha fatto un po' di manovre per ci mettere qua dentro ieri sera. Sì. Bravi, anche perché sono passati da questa stradina minuscola. Pure la roulotte è veramente grande. La neve fresca sulle cime. Ve l'ha già detto Simone, ma ieri sera l'aurora è stata super emozionante.
Era tanto che guardavo dal sito dell'Aurora Forecast per capire quando ci sarebbe stata. E fortunatamente era bello il tempo stanotte, quindi che bella! Andiamo verso le montagne! Così elevate, cosa vuoi dire? Sì. Anche sta cimetta qua di fianco sarà stata innevata ieri sera. Ma... questa strada, ragazzi, sembra che si butti dentro il lago. Remember when my father taught us how to play guitar? And we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far. Qua il lago è veramente basso. Wow, la stessa sensazione che si prova quando si viaggia attraverso i fiordi. Che posto! To the sky, I remember thinking if I only could stop the time right now, way back when we didn't care what they said. Questo lago è veramente enorme. Lo stiamo costeggiando tutto da tanti chilometri, già a partire da ieri. Sembra avere fine. We didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn. All I needed was my friend. Way back when. Dobbiamo dire che dopo Destruction Bay la strada è migliorata nettamente. Ora ci sono un po' di avvallamenti, però nulla a che vedere rispetto ai chilometri precedenti. Infatti ora si riesce a viaggiare anche un po' più rapidi. Ma eccoci arrivati a Haines Junction, posto che appunto rappresenta il crocevia che porta a Haines, che sta in Alaska, in quella parte accessibile solamente via mare se non vuoi fare la strada in Canada. Qui adesso magari ci fermiamo un attimo perché ci dovrebbe essere tipo un visitor center, e questa diciamo che è l'urbanizzazione più grande che incontriamo da dopo il confine, perché Destruction Bay non è che fosse poi chissà quanto popolata. E qua c'è il video. Ecco qua, è in Alaska. Noi invece andiamo verso White Horse. Cioè guardate che bella stazione di servizio, che panorama! Entriamo in questo Visitor Information Center che, ragazzi, è enorme. Mamma mia, la struttura più grande del paese. Ragazzi, ma ci siamo fermati, ma mi sono reso conto che abbiamo un piccolo problema. Un faro va e l'altro faro non va. Le lampadine LED che abbiamo installato a Cape Canaveral hanno già fatto cilecca. Adesso le controllo. Yes, last night. Last night was beautiful. Yeah. Ok, dentro la scatola avevo tenuto le vecchie lampadine. Meno male, perché queste non me le ero fatte portare da mia sorella. Mi sono appena messo queste qua, non pensavo si bruciassero così velocemente. Va bene, proviamo. Potrebbe essere che il problema sia magari qualche filo, vediamo un po'. Devo cambiarle assolutamente, non solo per sicurezza, ma anche perché qua in Yukon, come in Alaska, sono obbligatorie le luci accese sempre. La lampadina da fuori naturalmente non ha assolutamente nada. La metto via, poi magari la riprovo. Potrebbe essere il regolatore che è fallito. Una delle vecchie lampadine, chiudo e la provo subito. Questa qua funziona, raga, che dobbiamo fare? Vabbè, nel frattempo, per evitare di andare con le lampadine diverse, tolgo anche quell'altra. A parte il consumo, certamente queste sono più luminose, però vedremo. Non mi sembra tanto neanche una bella cosa che durino così poco, a prescindere. Ed eccoci tornati al buon vecchio alogeno funzionante. Va bene. Andiamo a vedere cosa c'è dentro questo visitor center. Sia negli Stati Uniti che in Canada di solito sono veramente molto interessanti. Ragazzi, anche questo è un piccolo museo. Ci sono un sacco di informazioni. In questo pannello sono descritte un po' delle cose che si possono vedere qui al Kluane National Park. Alcune delle frasi sono scritte nella lingua nativa che sono per me impronunciabili. Tuana, Kei, Kini, Nidia. Non ho l'idea di cosa voglia dire. Ci sono naturalmente delle foto che ci parlano del cambiamento climatico. Qui vediamo il Kaskuwalsh Glacier nel 1900.
mentre qui lo vediamo nel 2012. Insomma, si vede un ritiro abbastanza pronunciato. Ci sono anche un po' di esempi della arte dei nativi. Ci sono queste pelli che sono decorate sia con perline che anche semplicemente dipinte o cucite. Si parla delle tradizioni dei locali, a partire dai nativi sino alle persone che ora vivono qui, che hanno visto l'arrivo di popoli differenti, e naturalmente si parla sempre di caccia e pesca come tradizioni che non mancano mai da sempre. E qui ci sono delle foto che ci fanno vedere quanto questi posti siano considerati da sempre l'ultima frontiera, posti dove è possibile tentare la ricerca di una nuova vita, a partire dalla fuga da qualche cosa fino naturalmente alla ricerca di minerali preziosi. Questa ad esempio è la foto che ritrae quelli che dovrebbero essere una trentina di minatori che avevano perlustrato una zona e avevano tentato di nascondere il fatto che avevano trovato dell'oro. Pensa a te, è indiscutibile viaggiando in questi luoghi, attraversando alcuni dei villaggi, che si respira un'aria di fuga da qualcosa. Una frase tratta da un film abbastanza vecchio che parla dell'Alaska dice che in questi luoghi ci viene a vivere se ci sei nato oppure se fuggi da qualcosa. Effettivamente, attraversando alcuni dei villaggi che si possono trovare lungo queste strade, si respira un po' questa sensazione di fuga. Ci sono anche un po' di resti di animali, tra cui un teschio che credo sia quello di un alce. Guardate che denti. E guardate invece queste che sono corna di stone sheep. Sono enormi. Va bene, ma adesso torniamo da Valentino, magari mangiamo qualcosa e poi ci rimettiamo in viaggio per andare verso Whitehorse e prepararci alla prossima parte del viaggio che ci vedrà attraversare una delle strade più belle qua. Ci stavamo preparando il pranzo. Pasta con broccoli e bacon. Tanta roba. Esperimento. Esperimento. Ma nel frattempo sono arrivati due signori tedeschi con cui abbiamo appena parlato, con questo bel camion. Adesso magari poi quando torno dal visitor center vi salutiamo. Siamo sempre incuriositi da come sono costruiti gli altri mezzi. Questo è abbastanza particolare perché si nota subito che certamente ha un doppio pavimento e quindi risulta essere alto, ragazzi. Questo mezzo è alto come il nostro, nonostante abbia le gomme più piccole e non ha il telaio a tre punte, ma un telaio più standard a molle e punto fisso. Curiosa la scritta tourist davanti per far capire che sono turisti e non sono un camion da trasporti locale. È un man della serie leggera, più o meno come annate, probabilmente poco più giovane di Valentino. Certamente completamente riverniciato. Nice to meet you, Walter. I'm Hi. Simone. Nice to meet you. Ha già aperto tutto, mi vuole far vedere il suo veicolo. Vilma. Ciao, Vilma. Ciao. Ciao. Ho imparato a salire le scale. Guarda. You made agility? Yeah. Yeah, because I see the sticker. Yeah, yeah. Vuole far vedere un po' tutto come hanno costruito il veicolo. Io ero curioso perché dall'altra parte ho visto un grosso gavone. E adesso capisco perché. Perché dentro c'è il quad. You have a lot of stuff here. There's a big door on the other side. And these are two ramps. Yeah. You can unfold them. There's the winch. Yeah. And then it's easy. Wow, you find the right quad. Questi sportelli sono della Outbound, una marca che conosciamo, è la nostra porta della stessa marca, e ha dovuto trovare il quad che entrasse nella misura prefabbricata di questi sportelli, che non sono fatti su misura. Ha dovuto trovare il quad giusto. Ci sono anche un sacco di gavoni. You have a lot of space here. What's your name? Giulia. Yeah. This is Vilma. Loro hanno un canale Instagram e li inizieremo a seguire anche noi, andateli a seguire. C'è il canale di Vilma. Il canale di Vilma. Giulia parla un po' di italiano, mi ha detto sì. Che ha imparato. Buongiorno Italia. Italiano a Napoli. Oh oh. Loro hanno il cane, chiaramente quando vanno con il quad se lo devono portare. E allora Walter ha costruito questa scatola, sì. Mettono Vilma dentro. Che brava! E Vilma va con loro nel quad. Brava Vilma! Avevo visto l'adesivo e Vilma fa agility, che è questa specialità in cui i cani si divertono a fare delle acrobazie, prove di agilità, chiamiamole così, non sono esperto, e mi dicono che loro le stanno facendo un po' in tutto il mondo durante il loro viaggio. Hanno fatto 3 gare qua in Canada e anche 3 gare in Alaska. Mi stava spiegando che la scala, chiaramente, dato che c'è il doppio pavimento, risulta essere un po' più bassa rispetto alla soglia. Ma qui dentro hanno una sorta di pianerottolo, una base, che appoggiano qui e quindi si può allargare, rende un po' più confortevole l'ingresso. Wow ragazzi, ci fanno entrare in casa. This is also the logo. Ragazzi, guardate, l'interno è una disposizione abbastanza tradizionale, con il divano di fronte al letto matrimoniale
che ha una dimensione abbastanza standard, credo più o meno come il nostro, e ci sono un sacco di finestre, quindi tutto risulta essere molto spazioso e molto luminoso. Macchina italiana. E sarà curioso nel sapere che we don't drink Italian coffee. Oh. No, we drink, we love Italian coffee, but normally we use Turkish coffee. You have the oven, all electric. Microwave. Yeah, you cook with induction, yeah. Also Electrolux. Le finestre sono della Outbound, chiaramente hanno la zanzariera che è più o meno come la nostra. Anche loro hanno scelto il bambù come decorazione per il legno. Effettivamente per quanto riguarda questi mobili ci sentiamo abbastanza a casa, solo che loro l'hanno decorati con una, probabilmente un primer un po' più scuro rispetto al nostro. L'ha incuriosita questa cosa che gli ho detto che il bambù mi sembra più scuro del nostro e mi ha detto che lo stanno trattando con un prodotto da un anno a questa parte. Effettivamente questo colore è molto più simile al nostro. Clean it and put water on it and it doesn't change color and it's really good. Oh. Rubio monocoat. Okay. Here you have the fridge. Un guardaroba, la televisione, tutti i pannelli di controllo, i controllori per gli inverter, il caricabatterie. La parte elettrica è ben nascosta qua dietro. And you have LED light all the way around, aria condizionata. Yeah. You can close the door like this. And la porta separa il bagno, la doccia e anche la via di accesso alla cabina attraverso la botola, però si può posizionare in tre parti differenti in modo tale da essere utilizzata in differenti maniere, quindi per chiudere la parte esclusiva del bagno piuttosto che la doccia, oppure aprirla da questo lato per qualche necessità. Questa è la botola che mi dà accesso alla cabina di guida e questa è la doccia. C'è una botola anche qua sopra, la doccia è super spaziosa, tutta sigillata. E qua però c'è il lavandino, Arezzo, Italy. E un piccolo mobiletto dove stivare tutte le cose. C'è un dettaglio che mi stava facendo vedere, che quando l'hanno costruito hanno cercato di usare le venature e i differenti distelli del bambù in modo tale da creare una linea continua. Quindi hanno usato parzialmente lo stesso pannello qua, è stato un bel lavoro, insomma. This can be also a bed if you want, can imagine, yeah? Yeah, definitely. Questa parte si può trasformare in un letto qualora ci fosse bisogno. Giulia mi sta facendo vedere il secondo pavimento. Ah, si apre tutto. Ah, wow. E qua ci sono parte degli impianti, i filtri potabilizzatori, tutte le derivazioni del riscaldamento, l'impianto di riscaldamento, anche il boiler con l'impianto di riscaldamento. Certamente per quanto riguarda l'isolamento e anche poi il riscaldamento interno è una cosa molto utile, perché gran parte del freddo arriva da sotto e il fatto che circoli dell'aria, certamente se anche immagino venga anche scaldata, certamente contribuisce a riscaldare dentro. Questo si porta dietro però un innalzamento del baricentro del veicolo. La cellula dentro è molto alta, è poco più bassa della nostra e la nostra l'abbiamo volutamente fatta abbastanza alta. Questa è tra le più alte che sto vedendo ultimamente. È bello riconoscere oggetti dove è stato questo veicolo. Loro sono stati in Turchia prima di venire qua e questo arriva dalla Turchia. Qui abbiamo un pannello nuovo del Color Control GX che è remotizzato. Non è un all-in-one, è molto interessante questo prodotto, mi piacerebbe provarlo, anche se poi il software è assolutamente identico a quello che abbiamo noi. E qui c'è il controllo invece manuale della parte inverter e caricabatterie. Questi sono i controlli del riscaldamento. Altri mobili, ce ne sono tantissimi. È sempre un piacere entrare dentro i veicoli degli altri viaggiatori, perché si incontrano quelle che sono le differenti esigenze di ognuno di noi. Non c'è il veicolo giusto, c'è il veicolo che va bene per te, e quindi questo è quello che va bene a loro. Stavo guardando il meccanismo del tavolo, è molto bello perché con un'unica leva riesce a gestire il movimento in tutti gli assi e si chiude molto rapidamente e sembra poi relativamente abbastanza stabile. Bello. Questa gamba di questo tavolo è della Ilse ed è lo stesso meccanismo che gestisce il su e giù del tavolo, insomma.
Gli chiedevo del riscaldamento, che vedevo un doppio controllo, è ad aria, quindi questi sono i bocchettoni, esce l'aria calda, ma mi diceva che in realtà è per ridondanza, ne ha due, può usarli insieme o uno solo, quindi qualora si rompa uno può usare l'altro o usarli tutti e due insieme. Mi stavo facendo vedere come gestiscono l'acqua calda. Ci sono due boiler. Uno è quello che abbiamo visto qua sotto e funziona con l'aria calda. È un boiler che funziona praticamente quando viene acceso il riscaldamento, oppure dentro ha una piccola resistenza, questa da mezzo kilowatt. L'altro boiler invece funziona solo elettricamente, da 15 litri, e si attiva prendo quell'altro pulsante, quindi ci sono anche in questo caso due boiler. Allora, mi ha fatto vedere che praticamente c'è un sistema qua sotto che può essere utilizzato sfruttando il divano per allungare il letto e quindi dormire per lungo e non per largo. Ha disegnato Giulia. No, mi sta facendo vedere che c'ha queste cerniere che con un solo click riesce a rimuoverle. Stracomode. Bene ragazzi, noi ci salutiamo, ma in realtà abbiamo deciso che ci rivedremo questa sera. See you later. Cheers. Ciao. Ciao. Bene, siamo ripartiti in direzione Whitehorse, dove rincontreremo i nostri amici questa sera. Strada ancora bellissima e il meteo è completamente cambiato. È venuto fuori anche leggermente caldo, ma poi a un certo punto mi sono rimesso perlomeno la mia camicetta da boscaiolo. Che bellino che è. Ed effettivamente eccoci arrivati a Whitehorse, la capitale dello Yukon. Questo è il city limit, manca ancora qualche chilometro in realtà. La città è grande, non è la capitale dello Yukon, non è che sia poi così enorme, però insomma, rispetto a tutto ciò che abbiamo visto finora, effettivamente c'è una bella differenza. Noi siamo qua anche perché dobbiamo fare una pausa tecnica per fare un po' di manutenzione al camion. Dobbiamo fare tagliando sostanzialmente, per qualche verifica qua e là, insomma. Siamo arrivati nella parte commerciale di Whitehorse e qui ci dobbiamo fermare a comprare l'olio, le cose che ci servono per questo tagliando. Dove avevamo fatto anche l'altro tagliando. Allora, abbiamo parcheggiato qui al Walmart, dove siamo stati l'altra volta, dove in realtà abbiamo letto che non si potrebbe stare, stando ai cartelli. Però poi alla fine avevamo conosciuto un po' di viaggiatori, tra cui argentini, ci hanno detto che erano stati qua, poi c'eravamo stati anche noi. Quindi credo che ci proveremo anche stanotte. Qua c'è un sacco di gente, veramente. Ma noi intanto andiamo al Canadian Tire a comprare ciò che ci serve. Prendiamo il carrello. Ragazzi, guardate qua cosa vendono. La termocoperta a 12 volt da metterti sopra le gambe quando sei alla guida o quando fai il passeggero. Lucy, la vuoi? No. Oh, intanto sto chiedendo per le lampadine. Qua ci sono naturalmente tutte quelle a 12 volt, 24 non ne vedo. Però ho chiesto a un signore e è andato a guardare. Vediamo un po'. Vabbè ragazzi, per le lampadine non c'è verso. Non ce le hanno, ma non si riesce neanche a capirsi. Intanto prendo l'olio motore. Tra l'altro è l'ultimo che hanno di questa marca. Quella che ho usato da tanto tempo, non è che sia magari meglio di altre. Ho anche un po' di ricambio di questo. Quindi hanno tante altre marche. Bene ragazzi, ho trovato anche l'olio per i differenziali. Abbiamo preso todo. Fai boscaiolo, fai muscoli. Mettiamo un attimo qua. Tagliando faremo domani. Questo è 5 galloni, quell'altro sono 20 litri. Oh, proprio sul mesadile. E dove lo mettevo? E se è sporco? Ma non è sporco, è sta pulito. Ah. Siamo entrati dentro il Walmart per ritestare il wifi. Ed è incredibile l'impatto con il Canada per quanto riguarda le persone che lavorano in questi posti, perché sono tutti indiani, quasi tutti, il 90%. Niente, come l'altra volta, il wifi qua non va nada, è lentissimo. Quindi non si riescono a caricare i video da qua. Nel frattempo qui è arrivato anche un signore svizzero con questo camion piccolo. Ragazzi, è uno Zetros 6x6 assolutamente magnifico, enorme, è una roba enorme. Dire che un camion è enorme quando guidiamo Valentino mi sembra difficile, però con questo lo posso dire. C'è anche un box qua dietro dove ci mette il quad. È pazzesco, è una roba da guerra proprio.
Le gomme sono come le nostre e anche gli assi sono gli stessi, perché sono gli stessi, però il resto è tutto più enorme. Super cambio di programma, perché ci sono anche questi ragazzi. Ciao! Ci spostiamo tutti in un posto che conoscono questi ragazzi, dove forse questa notte riusciremo forse a vedere un'altra volta le Northern Light. Ci spostiamo tutti, facciamo proprio un gruppone di viaggiatori. Sì. Solo che noi ci eravamo predisposti con l'olio qua. E quindi io dovevo viaggiare così. Abbiamo lo Zetros che ci sta seguendo. Abbiamo imboccato una stradina di montagna praticamente. Dobbiamo andare sulla Grey Mountain, dove c'è un bellissimo spot per la notte in compagnia questa sera. Siamo un bel po', pensa a te, tutti incontrati per caso. Abbiamo anche la vista su White Horse. No. A due passi da White Horse, la capitale dello Yukon, la Grey Mountain è qua davanti a noi. Ragazzi, super spot. Stanno già preparando la legna. Si è deciso di fare un fuoco questa sera tutti insieme. Also ist mein Beitrag somit auch geleistet beim Bonsammeln. Ragazzi, stanno arrivando anche gli altri nostri amici. Hanno un bel po' di fari anche loro. Hanno un po' di luci anche laterali. Ragazzi, buongiorno, bello fresco questa mattina in questo campo base. Possiamo proprio chiamarlo così perché guardate qua, siamo quattro mezzi. Si vede anche quello dei nostri amici con il Volkswagen qua dietro, 4x4, bellissimo. Siamo rimasti qua tutta la sera insieme, ci siamo divertiti davanti al fuoco. Aurora non proprio tantissima, però va bene, ci accontentiamo. Abbiamo deciso di fare il tagliando qui. Io ho comprato l'olio, ce l'ho. E tra l'altro nostri amici volevano vedere un po' come facevo i lavori, perché sono partiti da relativamente poco, volevano qualche consiglio. E quindi lo facciamo insieme, lo facciamo qua. Poi di che scenderemo, scaricheremo l'olio davanti al negozio. E siamo anche davanti al bosco. Fa freddo, ragazzi. Ho preriscaldato il motore, così adesso lo accendo, faccio scaldare un po' l'olio e via. La prima cosa che faccio è recuperare un po' tutte le cose che mi servono, perché anche qua, come sempre, dovremo stare attenti a non sporcare. Devo essere sincero, a volte, anche se non mi serve, mi piace tirare fuori tutte le cose che ho. Perché non si sa mai che salta fuori qualche cosa, ma mi fa sentire più in un'officina, perché hai tutto a disposizione, capito? Bello pronto. Bene ragazzi, intanto ho messo sotto dei teli in modo tale da evitare di sporcare qui all'aria aperta. La coppa dell'olio è già calda, ho acceso anche il riscaldatore, quindi in realtà non devo neanche accenderlo. Ok, mi preparo il recipiente. Questo è decisamente molto utile. Ce l'ho fatta senza sporcare niente! Avrei bisogno di un imbuto ancora più capiente, perché non ha sufficiente portata questo, però va bene. Mentre aspetto che l'olio scenda per bene, do una pulita a questi tappi che poi dovrò aprire. Uso sempre il mio spray contatti. Qui sarebbe meglio
tipo quei prodotti per pulire i carburatori, per pulire i motori, sono più sgrassanti, non ci sarebbe bisogno di questi, però c'ho questo, lo faccio su tutti. Nel frattempo facciamo anche un po' di pulizie e Lucia sta limpiando un pochino. Prima di rimettere il tappo controllo sempre il magnete se c'è magari del materiale, qualcosa, che non c'è niente. Lo metto leggermente per adesso. Buona. Mi ero già preparato il filtro. Controllo sempre di averlo prima di smontare quello vecchio, che non si sa mai. Si sa mai che l'hai perso da qualche parte o eri convinto di averlo, invece non ce l'avevi. Ma questi li ho comprati da poco, quindi. Riempio anche il filtro in modo tale che quando il motore inizia a girare ci sarà già un po' di olio dentro il filtro. You have to put a little bit of oil on the new O-ring. Yeah. Ho messo il tappo. We have some fun. Bene ragazzi, l'olio l'ho messo e dopo accenderò il motore per controllare il livello, ma nel frattempo cambio l'olio degli hub, che è l'altra cosa che voglio fare oggi. Per fare il lavoro di cambio dell'olio agli hub devo girare la ruota per avere la vite di scarico nella posizione giusta. Adesso mi sono preparato, svito, cerco di non far cadere l'olio anche qua, ho coperto un po'. Apro prima il tappo per rendermi conto del livello, se c'era qualche problema. Cose normali. Un butino e via. Questo ci mette un po' a scendere, quindi lo devo lasciare qua in qualche modo. Facciamo questa da giro. È un lavoro lungo, ci sto mettendo parecchio. Perché ogni tanto mi fermo a parlare con i ragazzi. Ci sto mettendo abbastanza, credo che anche la coppa sia tutta ingrassata. È un lavoro abbastanza sporco. Meno male che questo non si fa così sovente come il motore. Ragazzi, si fa la pausa pranzo. Walter e Giulia hanno fatto i pancake. Ci mettiamo qua, mangiamo al sole, visto che c'è, ma anche perché io sono tutto zozzo e non è che mi posso pulire, non ho ancora finito. Ragazzi, che spettacolo! What there is inside? Blueberries and banana. Wow! Arrivano a nastro, quindi bisogna mangiarle tanto che sono calde. Che buona! Incredibile mangiare al sole. Sì. Ragazzi, i nostri amici si sono spostati. Ci vedremo forse da qualche altra parte perché facciamo tutti la stessa strada. Io ho dovuto terminare il mio lavoro, ci ho messo più del dovuto, però ho fatto quasi tutto. Ma lo sapevo che non ci sarei riuscito perché non ho potuto comprare parte dell'olio che mi serve per il differenziale anteriore, quindi non l'ho cambiato, ma non volevo portarmi in giro due bidoni, quindi lo farò più avanti. Posso percorrere ancora qualche chilometro, è il più semplice, mi sono rilasciato dietro il lavoro più facile. Simona si è sbloccata mentre faceva il lavoro. Poco io con i sacchetti. Ho bisogno di una doccia, credo anche la GoPro ce ne abbia bisogno, però prima ci spostiamo così poi ci piazziamo, andremo al Walmart questa sera. Oh, questi scoiattoli si stanno inseguendo! Abbiamo passato proprio una bella serata insieme a questi ragazzi, questi signori. Abbiamo conosciuto nuovi stili di viaggio, di tutti i tipi proprio. È stato bello confrontarsi. E sono tutte persone che hanno iniziato a viaggiare relativamente da poco, a parte la persona con lo Zetros che aveva già avuto un'esperienza con lo stesso camion in Sud America, poi fallita per il Covid. Quindi, bene, nuovi amici, on the road. È bello anche del viaggio. Siamo arrivati al Walmart. Ma come sapete qua internet non è che funziona tanto. Però volevamo provare un'altra cosa. C'è lo Starbucks, che come velocità crediamo che non è che sia poi tanto differente dal Walmart. Però adesso non c'è nessuno perché è chiuso. È chiuso perché hanno cambiato gli orari, perché dice che non hanno nessuno che viene a lavorare. C'è scritto così sul cartello. E quindi chiudono alle 4 del pomeriggio.
E quindi magari adesso la banda è un po' di più, visto che saremo gli unici utilizzatori. E quindi ci proviamo a sedere lì di fronte. Proviamo a fare questo scrocco di internet allo Starbucks chiuso. Luci, prendi il computador. Prendo anche le seggioline. Quindi anche sì. Tra l'altro mi sta venendo anche fame, regà, io sento le patatine fritte. Mi siedo qui, ma mi sa che non sono l'unico utilizzatore. Sembra che quel signore, secondo me, sta usando internet anche lui. Ok, sono connesso, sto lavorando. Non è velocissimo. Però è nella media qua a Whitehorse. È più veloce del Walmart, questo è già qualcosa. Enjoy. Thank you. Arrivederci. You're around, I buy you espresso. Ah, it's closed. Ragazzi, è venuta a raggiungermi anche Lucia. Ho finito di lavorare. Ho caricato il video in bassa risoluzione e mi dispiace molto perché è un video che invece meritava forse l'alta. Però non possiamo fare altrimenti, non c'è verso. Sono stato 2 ore lì e ho caricato quello che potevo. Mi spiace molto, però. Ma comunque guardate un po' che colore qua! Io ho lasciato anche l'olio là in fondo al canale di Antar prima, quindi siamo a posto. Abbiamo già scaricato tutto.